Buongiorno, siamo qui come famiglia Bustocca in collaborazione con l'amministrazione comunale per inaugurare oggi, 24 gennaio, la mostra su Biagio Bellotti. Mostra che parte da Palazzo Maliani Cicogna, si annoda poi nella Biblioteca Capitolare di Busto e ovviamente nelle chiese San Michele e San Giovanni, Madonna in Prato e nelle altre chiese in cui Bellotti ha operato. È una mostra fotografica che ripercorre tutto il percorso artistico di questo nostro talentuoso concittadino e che nella giornata odierna poi ci troverà anche in partecipazione con l'Istituto Comprensivo Bertacchi, le scuole medie Bellotti, l'orchestra Bellotti Ensemble, per un piccolo momento musicale, giusto per continuare anche queste sinergie tra le varie realtà degli istituti e delle associazioni della nostra città. Sì, questo è il pozzo che era nel cortile del primitivo Palazzo Maliani, che era soltanto però costituito dal corpo settentrionale che risale al Cinquecento. Poi quando sono state costruite le due ali che hanno conferito al palazzo la caratteristica forma a C, che è tipica di tutti i palazzi del Settecento, allora il pozzo è rimasto interno alla residenza. Bene, è per me motivo di non rituale emozione e commozione oggi essere qui con la famiglia Bustocca, con molti degli organizzatori, con molti dei curatori e anche, poi scoprirete, con una Bustocco che è tornato a Busto a costruire il suo servizio alla comunità, ma questo lo scopriremo dopo, in uno con il Biagio Bellotti. Io ebbi la fortuna di iniziare il mio mandato di sindaco mentre c'era una mostra di un altro grande Bustocco, del Daniele Crespi. E come chiusura di una sorta di parabola, oggi chiudiamo con una mostra dedicata a Biagio Bellotti. Come ha detto il Re Giulio, questa mostra è stata fortemente voluta, talmente voluta da avere un concepimento molto largo e quindi molti padri, da avere anche avuto uno spirito che li ha accompagnati e uniti e una gestazione molto più lunga del previsto e del prevenibile. Ma come spesso succede, quando una cosa è molto attesa rischia poi, pur nel rischio di essere talmente attesa da essere inferiore alle aspettative, in questo caso ha vinto anche questa scommessa. Questa mostra è andata crescendo nella testa, nella volontà, nella determinazione di tutti i grandi nomi del comitato scientifico e dei collaboratori, nel grande amore generante della famiglia Bustocca e nello sguardo ostetrico e benevolente dell'amministrazione comunale. Prevalentemente iconografica, avremo poi la possibilità di vedere fuori Busto, ma soprattutto presso le chiese di San Michele, di San Giovanni e anche presso la Biblioteca Capitolare di San Giovanni. La Biblioteca Capitolare è anch'essa un luogo preziosissimo di archivi, di documenti, come dice il suo curatore, direttore, che vanno da quelli ben conservati a quelli erosi dai topi a quelli un po' cartapecoriti, ma che con amore vengono seguiti, conoscono e fanno conoscere non solo l'opera ma anche l'uomo, non solo l'uomo ma anche le frizioni, non solo le frizioni ma anche gli affetti, non solo gli affetti ma anche i contenziosi. Ut patria nostra. Io ringrazio la famiglia Bustocca che mai come in questo periodo ha saputo essere come una grande famiglia della città. E la famiglia, quella di cui si parla molto a proposito e a sproposito in questi giorni, è anche un collegamento tra generi ma soprattutto tra generazioni. E il fatto che oggi molte generazioni possano, grazie al Re più giovane e grazie ai collaboratori meno giovani e più giovani, vivere questa mostra itinerante e avere attraverso un'altra perla di Busto, la Nomos Edizioni, non solo un catalogo ma quasi un'opera mai esaustiva, perché nella ricerca l'esaustivo non c'è mai, ma completo del Bellotti, è un altro dono che la famiglia Bustocca, i nostri membri del comitato scientifico, che qui vedo in parte perché altri non hanno potuto esserci,
abbiamo il dottor Bertolli, abbiamo l'architetto Spara, abbiamo la sovrintendente Coppa, non abbiamo Marta Morazzoni che però ci ha dedicato una presentazione del, no, insomma, abbiamo tutti, e quindi invitiamo tutti a sentirsi partecipi, per usare un'espressione del nostro Gesù, a godere fino in fondo di qualcosa che sia sicuramente un piacere, ma che io per ogni Bustocco vero intendo quasi un dovere di riconoscenza.